Nell'ottava puntata di Lodrino in primo piano, riflettori puntati su un'attività cinofilo-sportiva sempre più diffusa come lo sheep dog e sulla salvezza conquistata dal Lodrino Calcio al suo primo anno in promozione. Katia Prandini ci ha portato oggi in Pineta, in località Pineta, per scoprire una nuova disciplina che è quella dello sheep dog, perché avete appena premiato al merito sportivo Maurizio Benna, che è proprio specialista in questa disciplina. Esatto, da due anni a questa parte Comunità Montana ci chiede come comune di scegliere due sportivi che secondo noi sono meritevoli. La scelta non è facile perché devono aver vinto dei campionati regionali o mondiali e noi Lodrino ogni anno ci stupiamo perché abbiamo delle eccellenze particolari. L'anno scorso avevamo scelto due discipline ed è stato premiato Andrea Bersini con la pratica dello snow kite e quest'anno una scoperta per il nostro paese di Maurizio Benna con questa disciplina. Lui non è originario di Lodrino, ma si sono trasferiti 10 anni fa appunto qui a Lodrino per riuscire a praticare questo sport e allevare i Border Collie. Che dire, Maurizio l'abbiamo trovato quasi per caso abbiamo scoperto pian piano tutti i suoi titoli che ha vinto e così abbiamo deciso di proporlo a Comunità Montana e Comunità Montana l'ha scelto e l'ha premiato. Maurizio Benna, campione di sheep dog, letteralmente cane da pecora praticamente. Esatto, cane da pastore. Per cui diciamo che questo qui è uno sport che è nato più che sport, era un'attività del Galles dove effettivamente veniva utilizzato il border collie per recuperare le pecore e portarle al taglio della lana e vaccinazioni, quello che serviva. Per cui serviva un cane che fosse veloce, un cane che coprisse grandi distanze, cosa che il border collie è in grado di fare. Vedo che ti rivolgi proprio al cane e alle pecore in inglese. Ma sì, questo è, diciamo che è una cosa normalissima, perché ci si può accendere qualsiasi lingua, l'importante è essere coerenti con i vari comandi. Abbiamo visto allora alcune esercitazioni che hai fatto, in cosa consistono esattamente? Ma non è altro che la simulazione del lavoro in fattoria ed è praticamente diventato tra virgolette un gioco. Questo gioco qui viene comunque utilizzato nei trial dove vengono fatte queste competizioni, ma è una simulazione del vero e proprio lavoro del border collie in fattoria. Un bravo conduttore cosa deve avere? Questa è una domanda che secondo me bisogna avere un buon sangue freddo, perché bisogna essere in grado di gestire il cane e dare i comandi corretti al momento giusto, leggere assolutamente le pecore, perché le pecore vanno lette, bisogna che un buon handler sia in grado di capire qual è la pecora che può tirare tutto il gruppo e in modo tale da utilizzare il cane per poi spostare il gregge. Quanto tempo ci è voluto per preparare il cane e poi magari anche le pecore? Le pecore sono innanzitutto sportive, per cui vengono gestite anche loro con un'ottima alimentazione, ovviamente sono allenate perché comunque fanno sempre movimento, e per il cane questo dipende da cane a cane. Ci sono cani che necessitano qualche mese per iniziare la preparazione, altri invece ci vuole molto più tempo. Per preparare un buon cane ci vogliono 3-4 anni. Tu hai 10 anni però che pratichi questa disciplina. Sì, sono 10 anni che mi sono appassionato a questa disciplina. Ho iniziato con ad avvicinarmi con mia moglie, che lei aveva, come mia moglie Silvia, che aveva i border collie e faceva un altro tipo di disciplina che è l'agility dog. E però poi quando mi sono approcciato a questo mondo ho visto gli occhi del cane. Ho visto che faceva una cosa fantastica e lo faceva perché gli piaceva proprio farla e me ne sono innamorato pure io. Dove si svolgono le gare qui in Italia? Ma ci sono tantissimi, ci sono tanti campi, sono campi di addestramento dove ci vuole un minimo di pecore per poter fare queste competizioni, perché comunque ci sono tanti concorrenti e c'è la necessità di avere tante pecore in modo di avere un ricambio molto rapido e poi per non far stancare di più le pecore. Qui a Lodrino c'è il luogo ideale per praticare questa disciplina. Ma qui a Lodrino è uno dei posti più belli che io abbia mai visto. Ci sono posti ovviamente che grandi distese, però qua c'è un clima perfetto,
l'estate si lavora, si può sempre lavorare in quanto le temperature non sono mai altissime, e poi c'è da dire che la gente qua a Lodrino è fantastica. Complimenti davvero, in bocca al lupo per le tue prossime gare. Grazie anche a voi. Felice Bettinsoli, presidente del Lodrino, obiettivo centrato che era quello della salvezza, magari un po' di patema d'animo nel finale di campionato. Eh sì, un po' di sofferenze, eravamo abbastanza messi bene, però siamo dipesi proprio dai risultati poi alla fine, perché comunque è stata una bella esperienza come campionato. Abbiamo fatto bene per un certo periodo, dopo abbiamo avuto dei problemi nel ritorno, però ecco, l'obiettivo era quello di salvare la categoria. Sai, primo anno è mica semplice. Quali insegnamenti vi ha dato questa stagione? Mi ha dato dei insegnamenti, prima di tutto che quando fai gli errori qui li paghi subito, siccome ne abbiamo fatti anche qualcuno in più del solito, quindi abbiamo pagato soprattutto certe partite che dovevamo portarle a casa, le abbiamo perse. Però sì, c'è stato un momento anche in cui si è sperato nei playoff addirittura. Sì, dopo quella volta lì, difatti ai ragazzi ho detto, quando abbiamo giocato con la Valsnova al Sabbio, ho detto, se vinciamo oggi c'è anche l'obiettivo di... quanto mai l'ho detto, siamo arrivati undicesimi, potevamo arrivare decimi, noni, però dai, per noi era importante tenere la categoria. Adesso c'è da pensare al futuro, c'è già da pensare al futuro. Max Zanotti ha annunciato che lascerà il Lodrino dopo 4 anni. Comunque è stato un grande allenatore, ma eccezionale, è stata una persona che ha gestito bene il spogliatoio e tutto, quindi mi ho fatto gli auguri per il futuro. Sicuramente con le sue qualità potrà fare molto bene anche nelle altre squadre dove andrà. Intanto sono cominciati i tornei, è cominciato in particolare il torneo di Lodrino Memorial Bettinsoli e Visioli. L'importante è che i ragazzi si divertano, e dopo noi lo facciamo da 22 anni, c'è stato fermo 2 anni per il Covid, però è sempre riuscito bene, ecco, e ci teniamo proprio a farlo in memoria di queste due figure importanti per il calcio lodrinese. Igor Bettazza, una delle colonne portanti del Lodrino, praticamente sei qui da sempre. Sì, praticamente sì, ho fatto tutta la trafila giovanile qui e sono emigrato qualche anno a Lumezzane, un anno nelle giovanili e un anno qualche anno fa, e poi sono ritornato qui. Era una categoria sopra, ero in promozione, poi essendo in prestito sono ritornato e l'obiettivo era quello di portare in promozione il Lodrino. E adesso ci siete rimasti, e sicuramente grazie alla salvezza ottenuta. Sì, siamo rimasti dopo quest'anno, che non era scontato, anzi, eravamo la società credo che ha speso di meno, però utilizzando quelli che sono i nostri capisaldi, ovvero uno zoccolo duro portante, un gruppo forte, siamo riusciti poi a mantenere questa categoria. Decisivo è stato il rendimento nella fase centrale della stagione. Sì, esatto, la fase iniziale, la fase centrale della stagione è stata determinante, poi alla fine abbiamo concluso un po' a fatica, un po' per vari fattori, perché infortuni, squalifiche si sono un po' raggruppate e hanno un po' determinato una fase un po' calante, però ecco, è stata utile la legna messa in cascina durante la stagione. Adesso un po' di riposo durante l'estate e poi si ripensa al prossimo campionato. Sì, il riposo è sempre relativo in queste categorie. Si riposa mentalmente, ecco, per poi riattaccare l'anno prossimo, e ci vede una bella sfida, ecco. Manuel Fausti, direttore sportivo, inizia il massimo del tuo lavoro perché c'è da costruire la squadra per il prossimo anno. Assolutamente sì, adesso inizia il lavoro. Vediamo, adesso stiamo lavorando alla ricerca del nuovo mister. Siamo pronti per ripartire di nuovo con grande entusiasmo il prossimo anno. Dove va rafforzata questa squadra? Sicuramente ci saranno alcuni giocatori che lasceranno e dovremo rinforzare con almeno un giocatore per reparto, ma cercheremo, ecco, di costruire al meglio la squadra e se possibile migliorarla.